21 marzo, quinta domenica di Quaresima, dal Sacromonte di Varallo Sesia, ancora ci possiamo incontrare per ascoltare la parola di Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bessaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù?» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Vogliamo vedere Gesù? La grande domanda di sempre, la grande domanda di chi cerca il Signore. Una domanda che ha una risposta semplice, quella che Gesù dà guardando la natura del chicco di grano, per ricordarci ancora una volta la sua storia, la storia di un Dio che non solo si fa piccolo, ma che attraverso il suo dono dà vita in abbondanza a tutti coloro che hanno il desiderio di accoglierlo, a tutti coloro che hanno il desiderio di mettersi sulla sua strada e così scoprire che anche quella croce diventa uno strumento di eternità e di vita, che anche nel dolore e nella sofferenza la vita, grazie all'opera di Dio, sempre sboccia di nuovo. Misericordiosissimo Gesù, che sei la bontà stessa, tu non rifiuti la luce a coloro che te la chiedono, accogli nella dimora del tuo pietosissimo cuore le anime degli eretici e le anime degli scismatici, attirali
con la tua luce all'unità della Chiesa e non lasciarli partire dalla dimora del tuo pietosissimo cuore. Attirali con la tua luce all'unità della Chiesa e non lasciarli partire dalla dimora del tuo affetto. Eterno Padre, guarda con gli occhi della tua misericordia alle anime degli eretici e degli scismatici che hanno dissipato i tuoi beni e hanno abusato delle tue grazie. Non badare ai loro errori, ma all'amore del Figlio tuo e alla sua amara passione che ha preso su di sé per loro, poiché anche loro sono racchiusi nel pietosissimo cuore di Gesù. Fa che anch'essi lodino la tua grande misericordia per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona domenica a tutti.